Lo vedremo spesso questa settimana il gol di Russo, arrivato al 62esimo al Partenio Lombardi nella sfida tra Avellino e Potenza. Insieme a lui è andato in rete anche Casarini all'11esimo, così sta maturando la vittoria per i biancoverdi. All'84esimo al Partenio, ma il gol bellissimo di Russo ve l'abbiamo proposto in apertura, a mo' di copertina, perché ci servono questi punti, ci servono queste azioni e ci serve un po' di morale. Buonasera Carmine. Buonasera Maria, buonasera a tutti. Ovviamente è un gol oltre che di pregevole fattura, importante perché ha messo al sicuro il risultato in un momento in cui il Potenza si stava facendo davvero pericoloso. E siamo contenti, insomma, per come sta maturando questa vittoria, perché è stata una settimana un po' difficile per la squadra. C'è stata la conferenza stampa del presidente D'Agostino lo scorso lunedì 26, ha portato con sé tanto dibattito, anche tanta polemica, ma polemica e dibattito cancellati in un solo colpo da una vittoria che sta maturando proprio in questi minuti. Siamo all'85esimo, mancano circa 5 minuti al Partenio Lombardi. Oggi diciamo che non c'è stato proprio un clima favorevole, il cosiddetto tempo da lupi, come dicono quelli bravi. Intanto i risultati li vedete in grafica, ovviamente sono Però nel tempo provvisori. da lupi viene fuori Esatto, viene l'Avellino, fuori l'Avellino. L'unica partita che è già terminata è quella tra Messina e Giuliano, che si è giocata alle 14:30. Il resto del programma era stranamente tutto in contemporanea. Vi colpirà la vittoria del Latina per 0-5. Il nostro avversario della scorsa settimana contro la Viterbese fuori casa. Insomma, ci sono un po' di cose di cui parlare, anche il Catanzaro, insomma. Non si fa frenare, oggi le due capoliste giocavano contro le campane, c'era questo incrocio. Carmine, allora, vittoria doveva essere, vittoria è stata, intanto c'è il Potenza in attacco in questi minuti, c'è stato un po' di maretta nell'area di Marcone, adesso il portiere si è impossessato stabilmente della sfera. Carmine, dicevo, abbiamo detto che era un bivio, abbiamo detto che era un'ultima spiaggia, abbiamo detto che era una partita da non fallire, lo sapevamo noi, lo sapevano ancora prima di noi Taurino e i suoi ragazzi, e beh, così è stato. Allora, a Latina Taurino ha salvato la prestazione della squadra che a tratti è stata convincente e qui salviamo soprattutto il risultato. Poi ci è piaciuto il carattere mostrato dall'Avellino e dobbiamo dire che però la supremazia per larghi tratti ce l'ha avuta il Potenza che ha creato anche qualche occasione importante. Poi dopo il 2-0 l'Avellino ha amministrato la gara, limitandosi a giocare di rimessa, quindi senza soffrire più di tanto se non da qualche conclusione da fuori, come abbiamo visto in queste battute finali. Diciamo che è importante il risultato, quindi ci prendiamo questo risultato perché poi alla fine è quello che conta, nel calcio non c'è altra medicina che i risultati e questo successo, che speriamo sia tale in queste battute finali, credo sia molto ma molto utile per il percorso di crescita della squadra. Esattamente, allora l'Avellino è andata in gol all'11esimo con Casarini, che si dimostra sempre più trascinatore e leader di questa squadra. È imprescindibile la sua presenza a centrocampo per avere equilibrio, bel gioco e stabilità. Poi con il gran gol di Russo ha chiuso la partita. Nel mezzo però tanto Potenza. Dopo il vantaggio iniziale dei biancoverdi, la squadra di Siviglia ha un po' preso in mano il pallino del gioco, facendo spesso anche paura a Marcone intorno all'area. Naturalmente però questo non ha, è la cosa buona, insomma la nota positiva che riusciamo a registrare, che la squadra non si è fatta intimidire da questo atteggiamento ed ha trovato il raddoppio, cosa che spesso nemmeno lo scorso anno accadeva, si vinceva spesso di misura o non si riusciva a ribaltare il Abbiamo risultato. sottolineato il carattere, insomma, una squadra Esatto. che oggi mi è piaciuta sotto questo aspetto. Allora, io direi di andare a fare, se la regia mi dice di sì, una capatina al Partenio. Attenzione intanto al Potenza. C'è stata, non so se l'illusione del gol, non riesco a capire perché Credo il abbiamo una gioco sia finestrina, fuori. credo un fuorigioco, esatto. Allora, se riusciamo ad andare al Partenio Lombardi, dove c'è per noi un temerario Alfonso Marrazzo, perché oggi diciamo, abbiamo detto il tempo da lupi, spero che tu sia riparato, Alfonso, buonasera.
Buonasera Maria, sì, siamo qui sotto la tribuna Terminio Tempo da Lupi, adesso sta anche piovendo, il Potenza è stato annullato un gol per fuori gioco, però cerchiamo di raccogliere un po' a caldo già gli animi dei tifosi dell'Avellino. Allora l'Avellino finalmente vince e convince? Diciamo sì, rispetto alle altre partite sì, ha fatto una buona partita, anche se comunque anzi ho visto rispetto alle altre volte che abbiamo fatto parecchi tiri in porta che prima mancavano. Speriamo che le prossime andranno meglio. Adesso a Crotone. Sì, adesso a Crotone speriamo di portare almeno il pareggio a casa, però l'unica cosa ho visto un po' trotto, un po' amareggiato forse. Speriamo si sblocchi all'uscita sabato pomeriggio. Migliore in campo? Migliore in campo è il numero 10 Russo. Grazie Maria, grazie ancora ai tifosi che giungono giovanissimi qui al mio fianco. Allora oggi l'Avellino finalmente trova i 3 punti, seconda vittoria consecutiva in casa, anche se manca ancora poco. Ti convinto oggi l'Avellino? Oggi mi è piaciuta sinceramente, ci sono Russo e Ceccarelli, dobbiamo dare un po' fiducia alla squadra, secondo me dobbiamo fare i tifosi e dobbiamo aspettare, diamo tempo alla squadra. E invece possiamo fare bene. Per quanto riguarda uno dei top player di oggi, chi ti è piaciuto? Russo e Ceccarelli oggi top. Russo e Ceccarelli dunque, Maria, piacciono alla piazza, intanto scappano altri tifosi. Prendiamo questa bellissima gol per l'Aventicano. Allora l'Avellino vince e convince? Non convince. Non è possibile giocare con una sola punta. Trotta proprio a vuoto proprio, ha girato. È normale, il ragazzo non ce la fa. Ci vuole un altro, Gambale, subito vicino a lui. Dunque meglio un 3-5-2 signora, meglio due attaccanti. Ma sicuramente sì. Certo, sennò qua non. Però niente. Diamoci comunque fiducia. Diamoci fiducia adesso a Crotone. A Taurino fiducia, per me no. A me mi dispiace, Taurino è cosa sua, perché lui non riesce a leggere bene, bene proprio, niente. No, almeno per stasera è salvo, per stasera è salvo. Certo, sì, ti dà macambà. Diamogli fiducia. Battito a casa, in famiglia. Perché? Perché cosa non, le convince di Taurino? Ma non è questione di Taurino, è questione di tutto il complesso. E cosa manca a questo Avellino allora? A me cosa che manca l'anima, secondo me. Oltre alla disposizione tattica in mezzo al campo. No, almeno per questa sera godiamoci 3 punti che finalmente dopo la Latina erano vitali. Sono le partite alla portata dell'Avellino, questo può vincere. Secondo lei a Crotone sarà dura dopo sabato? Sicuramente sì, almeno quello che si vede in campo. Grazie, anche il piccolo Venezia, Maria, faccio uno staccanovista oggi, Marco Ingino e Antonio Lemie con me, sono una squadra vincente, Antonio, Emilio Lavellino vince finalmente. Finalmente vince, però abbiamo già vinto a Messina, non mi piace però che dobbiamo fare una vittoria e una sconfitta, dobbiamo vincere ma almeno 3-4 partite di fila, così possiamo diventare una bella squadra e arrivare almeno al quarto o terzo posto dei playoff. Solo un filotto vincente, Antonio e Giuseppe, la famiglia Venezia, sempre ciao. Dalla sud venuta da Terminio. Antonio, oggi ti è piaciuta l'Avellino? Primo tempo un po' contratti, secondo tempo una bella gara, abbiamo giocato benino, però bisogna sempre vedere adesso il continuo, dare continuità a quelli che sono i risultati e vedere un attimo cosa succede. Ok, anche Aldo Santo che ci raggiunge, grandissimo tifoso dell'Avellino, ormai li conosco un po' tutti anche tramite i social. Allora Aldo, 2-0 e questa è l'Avellino di Taurino, o c'è da lavorare? C'è ancora da lavorare e dobbiamo aspettare, sono giovani, dobbiamo dare tempo. Quindi soddisfatto per adesso per questa vittoria? Soddisfattissimo. Dunque salveresti Taurino? Sicuramente. Dunque c'è anche chi salva Taurino, grazie Aldo, noi continuiamo il tour Maria dei tifosi, andiamo qui che c'è un bel gruppo di supporters. C'è anche un bel gruppo di supporters qui, che però non possiamo guardare la partita perché ancora non è finita. Ne chiamiamo uno al nostro fianco, Angelo Iando. Allora Angelo, finalmente l'Avellino c'è, dunque vince e convince? Abbiamo giocato un po' meglio rispetto alle ultime partite, soprattutto abbiamo creato più occasioni. Dunque, e abbiamo anche subito parecchie occasioni. Stiamo migliorando come gioco, ma non in fase difensiva abbiamo concesso un po' di più. C'è chi continua a bocciare Taurino, secondo te va salvato, deve lavorare? La prossima partita, visto che a Crotone è un po' difficile, quindi partiamo sconfitti. Ha bisogno ancora di un po' di tempo. Purtroppo la squadra questo è, non penso si possa fare molto, sono 2-3 squadre che sono nettamente superiori. Quindi, dunque Maria, al momento ti restituisco la linea, ci sentiremo a fine partita con altri tifosi.
Grazie mille ad Alfonso Marrazzo, grazie, bravo, perché non è facile anche in queste condizioni climatiche sentire a caldo, a caldissimo, il parere dei tifosi. Siamo al 94esimo, se la vista non mi inganna, al Partenio Lombardi, l'Avellino in ripartenza. In questo momento il Potenza era in fase di attacco, ma adesso vediamo una corsa sulla fascia, credo sia Garetto, noi abbiamo un riquadro piccolino, non mi aiuta, ecco, l'Avellino intanto in avanti. Gambale si fa parare, un gol praticamente fatto, fa gli straordinari il portiere del Potenza in questo momento. Sulla bandierina i biancoverdi cercano di rimettere al centro una palla che va a finire invece in corner. Credo che finirà così la partita del Partenio, con l'angolo battuto dai biancoverdi, se non vado errato. 95esimo. Sì, perché se ho visto bene ci sono 5 minuti di recupero. Intanto dice Luca Procopio: vorrei chiedere al vostro inviato che partita ha visto, perché se lui è contento così, auguri. Allora, il nostro inviato, oltre ad essere finita la partita del Partenio in questo momento, un ottimista di conosce forse il nostro Alfonso Marrazzo, che è un pozzo di ottimismo e di sorrisi, è contento per i 3 punti. E come biasimarlo, Luca, in questo momento? Crediamo che sia sicuramente la parte bella della giornata. Fine partita 2-0 tra Avellino e Crotone, segnano Casarini e Russo. Russo, tra l'altro, oltre ad essersi esibito in una bellissima prestazione, ci ha lasciato in eredità anche uno straordinario gol. Allora, sono i finali quelli che vedete in grafica: Messina Giuliano 1-0, Cerignola Gelbison 0-1, Avellino Potenza 2-0, Crotone Juve Stabia 1-0, Pescara Monterosi 2-2, Picerno Monopoli 1-2, Taranto Foggia 1-0, dunque vince il derby di Puglia. Eziolino Capuano, Turris Catanzaro 0-4, Virtus Francavilla Fidelissandria 2-1, Viterbese Latina 1-5. Torniamo al Partenio da Alfonso Marrazzo, che dovrebbe essere con qualche altro ospite. Maria, sono un ospite VIP, il figlio di Arcangelo Iavicca ci ha raggiunto qui in Terminio, grande figlio dell'ex patrono della Serie A. Ora un Avellino che finalmente torna al successo. Ma è importante, perché oggi l'Avellino merita, ha fatto una bella partita, non possiamo sminuire, speriamo che nel prosieguo ci sia la miglioria. Speriamo che non sia il classico fuoco di paglia. Speriamo, però dobbiamo essere fiduciosi. Il presidente ha speso e l'Avellino la teniamo nel cuore, diciamo. Certo, lei Alfonso, meglio di lei la Alfonso, dimmi, scusami, Maria, dimmi. Allora, volevo chiedere al signor Iavicca se ha sentito la conferenza stampa del presidente D'Agostino e cosa ne pensava, visto che anche lui è stato, insomma, ai vertici dell'Avellino. Da studio mi chiedono, siccome lei è stato ai vertici col babbo, con la presidente famiglia dell'Avellino, se ha sentito la conferenza di D'Agostino in settimana, cosa ne pensa? Ma le sono sincero, io sono amico di D'Agostino, però non mi voglio esprimere molto, però vabbè, lasciamo, però lui, i puntini, diciamo, sospensivi, crede all'Avellino e speriamo che faccia qualche cosa per migliorare l'Avellino. Cioè, magari come suo padre. Perché, diciamo, il paese di Avellinese merita. Merita una piazza importante. Grazie per questo bellissimo contributo. Momento a Marcord. E vi auguro una buona domenica. Anche a lei. Grazie, anche Mimmo Russo, Maria. Mimmo Russo, oh, che sarà prossimamente anche su Extra Time, nel salotto di Extra Time. Allora, Mimmo Russo, finalmente l'Avellino vince. Finalmente l'Avellino vince e nel secondo tempo posso dire che convince. È una squadra che sta prendendo piede, sta prendendo gamba. Anche come fisicità abbiamo guadagnato tantissimo, anche con i cambi, perché che se ne dica che Taurini i cambi non li sa fare. Stavolta mi è piaciuto anche nei cambi. E niente. Anche nei tempi dei cambi. Nei tempi e nei cambi, bravissimo, ottima riflessione. Quindi io credo che l'Avellino possa solo migliorare. Diamo fiducia a questa squadra e io credo che le cose potranno solo migliorare, non possiamo fallire. A Crotone con lo spirito giusto? A Crotone con lo spirito giusto, ma dovrà cambiare qualcosa in difesa, perché in difesa abbiamo ancora qualche perplessità. Io personalmente ho ancora qualche perplessità. E credo che la squadra debba e possa fare meglio anche in difesa. Se riusciamo a chiudere meglio la difesa, siamo una squadra che può dare fastidio a parecchio. Grazie Mimmo, ho visto lo striscione. Aspetta Maria, perché sì, ho visto da Nepi lo striscione dell'Avellino, dunque tifosi anche fuori provincia. Grande successo quest'oggi. Molto contenti dei gol, bellissimi i gol di Russo, veramente tanto bello. Il mio bambino qua porta veramente fortuna, ogni volta che viene non abbiamo mai perso. E allora vieni sempre. Abbonamento siamo visto. Abbonati, quindi torniamo. Abbonamento visto, da studio dicono com'è seguire l'Avellino anche a distanza.
Difficile, ma si fa molto bello. Certo, è molto meglio qua a Partieni, però... Forse si vince, è sempre bello venire, no? Ovvio, ovvio. Un Forza Lupi? Forza Lupi! Da Nepi. Da Nepi, Forza Avellino. Io c'ho anche Geremia, Maria, e poi casomai restituisco la linea. Sì. Geremia Nespolo, finalmente, dopo la sconfitta in casa con il Pescara, adesso abbiamo vinto. Eh sì, una vittoria abbastanza sofferta, insomma abbiamo giocato di squadra, di gruppo, siamo ancora diciamo convalescenti, insomma, perché... Ancora in fase embrionale? Siamo ancora in una fase che dovremmo comandare un po' più gioco, specie quando stiamo vincendo 2-0 la partita. E fortunatamente che i gol del Potenza erano tutti e due in fuorigioco, almeno spero. Sì, sì. E il rigore è negato al primo tempo anche. A noi sicuramente. No, niente, prendiamoci questo diciamo brodino, anche se la classifica comunque resta sempre deficitaria per quelle che erano le nostre ambizioni. Di famiglia il sabato è brodo, quindi dunque, prendiamoci questo brodino caldo. Ultima domanda per Geremia Nespolo, ma Taurino convince? Ma guarda, io ti dico la verità, il primo quarto d'ora e a tratti anche nel secondo tempo io ho visto delle belle giocate, delle belle manovre e mi è piaciuto l'Avellino, però purtroppo siamo come una freccia, ecco, una squadra a freccia, ci accendiamo e ci spegniamo. Questo. Dalla Rai con furore Alberto Caccia, ospite anche del Rai 2, grazie Geremia. Alberto, allora l'Avellino vince e convince? Vince, convince non pienamente, dobbiamo dire la verità, però il risultato era sicuramente la cosa più importante in questa giornata, quindi assolutamente sì. Secondo tempo meglio del primo, questo al 100%. Dovete sapere da Studio Maria che Alberto è stato prima al San Paolo a vedere Napoli, Torino, poi al Partenio, comunque dalla Serie A alla Serie C, dalle sì. Stelle, purtroppo non proprio stelline, però ci siamo. È sempre calcio e soprattutto è una bella vittoria perché ci serviva questa vittoria, quindi assolutamente va bene così. Maria, l'ultimo commento lo faccio con Giovanni Ventre, se vuole, poi veramente ti do la linea perché oggi i tifosi impazzano quando grazie la Lima vince. Alberto, chi ti è piaciuto? Ti salutano da studio, Alberto, chi ti ha convinto oggi? Grazie per i saluti, assolutamente Russo sugli scudi, secondo tempo perfetto per questo calciatore che quando segna vinciamo, quindi assolutamente va bene così. Altro segnalazione per Extraime, grazie Alberto Caccia, ci vediamo alla prossima puntata. Giovanni, finalmente l'Avellino vince. Convince pure, perché il Potenza finora non aveva mai perso, neanche con il Crotone, quindi la squadra è in crescita di settimana in settimana. Io ho visto buoni segnali, mi è piaciuto molto Franco e ovviamente Russo, però tutta la squadra ha giocato bene. Poi non ha subito gol l'Avellino, c'è anche dato importante. C'è sempre un poco di apprensione quando la palla è in aria, ma è una squadra giovane, non sono ancora affiatati, dobbiamo dargli tempo. Diamoci tempo, Maria, ti restituisco la linea dopo questa carrellata di tifosi, quest'oggi davvero entusiasmanti, grazie per avermi concesso tutto questo tempo, buon proseguimento di puntata con Extra Time. Grazie mille ad Alfonso Marrazzo, oggi meritava il collegamento perché ovviamente c'erano tanti tifosi che avevano voglia di dire. È giusto raccogliere anche l'entusiasmo dei tifosi in questo momento. Assolutamente. Un periodo certamente non facile e abbiamo sentito che i pareri poi difficilmente concordano, ma è il bello del calcio, uno vede la partita a modo suo, se c'è chi ritiene che l'Avellino abbia sofferto più del dovuto per vincere questa partita, chi invece ha visto una squadra in netta crescita che nel secondo tempo ha meritato, c'è chi promuove Taurino, chi lo boccia, sono diciamo i pareri in questo momento che contrastano, ma la cosa importante, come dicevo prima, sono i tre punti, perché quelli danno fiducia, quelli ti fanno lavorare con maggiore serenità e puoi crescere con tutto l'ambiente, non soltanto la squadra, perché tutto l'ambiente deve poi ritrovare quell'entusiasmo che sta mancando in questo momento. Allora, io direi di andare a vedere i messaggi che sono arrivati sulla nostra diretta. Antonio Gambale, pensiero personale, credo che abbiamo la difesa più scarsa degli ultimi 20 anni, ogni azione è sempre un pericolo, però direi anche di aspettare prima di insomma dare questi giudizi un po' tranchant sulla squadra. Se ci facciamo le partite precedenti e anche in parte che abbiamo visto in questa gara, qualche problema lì dietro ce l'abbiamo, insomma ci sono un po' da registrare meglio i meccanismi, diciamo così, poi sulla qualità degli uomini il campo ci darà il verdetto più avanti. Allora andiamo a vedere insieme la classifica, la regia ce l'ha già proposta ampiamente, però andiamola a vedere insieme così capiamo anche come si sta spostando
in favore dell'Avellino. Allora, Catanzaro-Crotone 16 punti, vi ricordo che il Crotone sarà il prossimo avversario dei Lupi sabato. Pescara 13, Monopoli 12, Pescara oggi mezzo passo falso contro il Monterosi è pareggiato. Juve Stabia, Latina, Virtus Francavilla e Turris a 10 punti, 8 punti per Giuliano, Monterosi, Gelbison, 7 punti per Avellino e Cerignola, il Taranto a 6, 5 punti per Potenza e Picerno, 4 per il Messina che fa un passo in avanti e si toglie dai bassi fondi della classifica di Lega Pro, Foggia 4 punti, 3 punti per Andria e Viterbese. Siamo ancora il fanalino di coda della Campania. Sì. E la prossima partita è con il Crotone, noi speriamo sempre nei miracoli, Maria. Sì. E vorremmo almeno risalire un po' la china per quanto riguarda soprattutto la nostra regione. Dici bene, anche perché il rischio serio, visto come corrono le prime due della classe, è di perdere il famoso treno della vetta della classifica. Dipende sempre dagli obiettivi. Qui dovremmo tornare alla conferenza stampa, riaprire una polemica, secondo me inutile in questo momento, però non credo che l'Avellino possa per ora giocarsela con quelle due lì davanti, insomma, almeno sul potenziale di squadra c'è un abisso per quello che si sta dicendo il campo in questo momento. Poi, analizzando le cose, fra qualche giornata avremo un'idea più chiara, ma obiettivamente quelle due davanti stanno correndo molto. Fin troppo. Franco Menolfi, buonasera, prendiamo i tre punti e basta, questa è molto limitata, buona contro una diretta concorrente e basta, oggi è così. Ivan Garofalo, continua la crescita di gioco, forza Lupi, che vi inventate oggi che il Potenza ci ha fatto soffrire troppo, non so a chi si riferisca Ivan. Carmine De Vito, una buona partita, non era facile con tutti questi commenti negativi di questa settimana, squadra che sembra mettersi sulla dritta via. Carmine De Vita, una buona partita, questo è lo stesso post di prima. Allora, abbiamo detto che l'Avellino ha vinto, ha anche convinto, diciamolo, in questa partita, nonostante ci sono state tante... In alcuni momenti. Poi ci sono quelle amnesie, soprattutto quando si parlava di fase difensiva. Diciamo che è ancora un po' una squadra che cerca la sua identità, ma che in questo momento pare averla trovata anche in questo 4-3-3. Oggi avevamo ipotizzato il... Maria è una squadra completamente nuova, in larga parte rinnovata, quindi è chiaro che ha bisogno di tempo. Al di là di quelle che possono essere poi le valutazioni sui singoli e sulla qualità dei giocatori, alcuni si sono sbilanciati dando dei giudizi anche forti. E questo poi, ho detto, lo diremo più avanti perché abbiamo bisogno ancora di tempo proprio per valutare il gruppo squadra, perché quella è la cosa più importante. Sui singoli magari qualche impressione c'è, insomma, questo Russo è un giocatore che può crescere, che ha delle buone qualità, dove potrà arrivare, e questo è difficile ipotizzarlo, però è un giocatore che ha sicuramente delle qualità, ma anche altri non mi sono dispiaciuti oggi. E, ripeto, c'è da registrare meglio la difesa e lì davanti abbiamo bisogno di più sostanza. E qui dovremmo tornare alla conferenza stampa quando si dice poi vai a prendere un giocatore tra gli svincolati all'ultimo momento. E il problema è quello, Maria, che non lo hai pronto per inizio stagione. Dovrai aspettarlo, noi non discutiamo Trotta come calciatore, però devi aspettarlo, a te serviva un giocatore già adesso. Esatto. Allora, torniamo a Partenio Lombardi perché dovrebbe essere collegato con noi Marco. Buonasera Marco, ti vediamo sorridente, quantomeno al pari di Carmine questa sera. Quando si vince, permetteteci di sorridere, anche perché non è stata una partita onestamente semplice. Il risultato, dobbiamo dirlo, è stato in bilico, fino al 2-0 il Potenza era vivo, il Potenza aveva l'iniziativa, noi abbiamo sciupato qualcosa, ma tutto sommato, diceva il collega Dino Manganiello incrociandomi, meglio vincere così come oggi che perdere come a Latina, no? Che fai tanti tiri e non concretizzi e magari meriti qualcosa di più. Quello che resterà di Avellino Potenza è 2-0. Allora Marco, c'è stato anche questo straordinario gol di Russo che noi abbiamo usato come copertina in apertura di Extra Time, che ci consegna due cose. Innanzitutto ovviamente un Avellino che sta crescendo,
con la prestazione della squadra va crescendo anche l'autostima dei calciatori, soprattutto degli ultimi arrivati, che stanno trascinando questa squadra. Anche oggi la formazione iniziale constava solo di Matera come reduce della scorsa stagione, tutti gli altri erano comodamente seduti in panchina, se non in tribuna, a causa di malanni svariati. Esatto, Maria, è l'osservazione, mi hai preceduto, che stavo per fare. Insomma, questo è un Avellino che, come cerco di dire da tempo, ecco, al di là di chi poi boccia il mercato, sta giocando con tanti ragazzi che addirittura lo scorso anno sono retrocessi, no? Ricciardi, Moretti, e poi c'è Russo che giocava a Messina, non chissà dove, c'è Carelli che giocava a Castellammare. Sono ragazze che si trovano a vivere adesso un momento da protagonisti con quelli che dovevano essere i veri protagonisti a casa a guardarsi la partita, perché non stanno bene, forse non solo fisicamente, io mi sento di dire questo. E ieri anche nella conferenza stampa che ha tenuto il mister è trapelato un qualcosa, cioè: voglio calciatori che abbiano un'anima, mi danno di più dei ragazzi rispetto a qualche big. Ecco, non c'era un riferimento preciso a quelli attuali, il riferimento era a Maniero, però è un input, è un'indicazione di che cosa vorrebbe Taurino. Ma con questo non voglio dire che oggi abbiamo risolto i problemi, attenzione, ci tengo a sottolinearlo, ma dal secondo tempo di Monopoli quello che possiamo osservare è che è una squadra che non è piatta, quantomeno è viva, gioca, si sforza di fare qualcosa. Lo fa in maniera ruffona oppure no, ma si sforza di farlo. Io tra il primo e il secondo tempo facevo un esempio con degli amici al bar dove ci troviamo, povere scaramanzia tra il primo e il secondo tempo, è come quando si apprendono le tabelline. Del gioco di Taurino, l'Avellino per adesso ha preso la tabellina fino al numero 2, no? Nulla di particolare, sono le cose basilari. Riusciamo a fare quei 3-4 passaggi in maniera scolastica, poi siamo costretti al quarto-quinto a lanciare palla in maniera anche frettolosa, rischiando persino qualcosa. Questo comporta spesso anche dei rischi, e allora meglio fare di necessità virtù, come si sta cercando di fare con questo centrocampo a tre, dove riusciamo a smarcare Casarini. Di Casarini ci sarebbe bisogno in tre parti del campo, ne avessimo tre come lui saremmo da top player, no? Invece non potendolo utilizzare davanti alla difesa, perché lo andremo a perdere in fase offensiva, abbiamo visto che lui ha un destro particolarmente sensibile, già due gol e qualche palo di troppo, quindi lo sfruttiamo per adesso da interno. Non è al top Franco, si nota, e per adesso ancora la brutta copia del calciatore dello scorso anno con la Turris, perché non è ancora padrone della parte, perché forse non è ancora al top anche della condizione, mentre Matera oggi da buon gregario mi è piaciuto particolarmente. Marco, non abbiamo riferito che era assente dall'Oglio per una ferita lacero-contusa alla mano, quindi insomma un altro elemento di spicco era fuori, vedremo insomma come evolverà questa situazione. Intanto buonasera a mister Claudio Foscarini che si è collegato con noi. Buonasera mister. Non ci sente ancora forse, mi fanno cenno dalla regia che c'è qualche problema di audio, tra un po' andremo a collegarci. Intanto Marco, vorrei che tu commentassi con noi degli episodi dubbi che si sono verificati in questa partita, a partire dal fuorigioco con il quale è stato annullato il gol al Potenza. Ne hanno parlato anche i nostri amici tifosi che sono usciti dallo stadio intervistati da Alfonso. Eccolo qua, questa è l'immagine che ci ripropone prontamente la regia di Alessio Bonazzi e Marianna Guerriero. Ecco qua, questo è il momento del passaggio. Che ne pensi? Riesci a vederlo? Forse l'inquadratura però, guarda, dovrebbe essere laterale. Così mi sembra fuori gioco, non di molto, ma mi sembra fuori gioco con la spalla del numero 10 al di là di Aia. Però è un'impressione che ti do io dal campo con la presbiopia che avanza, quindi non ci giurerei poi tanto, ma mi sembra insomma che possa esserci il fuorigioco in un campionato senza la VAR.
non è una cosa tanto scandalosa, esatto, dare questo fuorigioco. Allora, poi andiamo a vedere anche il fallo di mano su Casarini. Siamo al 58esimo, se non erro, ecco qua. Questo è contestato dall'Avellino, che ovviamente ha protestato. Poi ci sarà anche un altro episodio. Eccolo qua. Sembra petto e spalla visto così, però insomma, che ne pensate, Carmine? Ma è difficile. Credo abbia fatto bene l'arbitro ad andare avanti, sì. Mi sembra ci sia anche secondo me. Anche secondo me. Sono d'accordo pure io, non lo do in questo rigore io. Abbiamo un altro episodio su Ceccarelli verso la fine del primo tempo, andiamo a vedere di che si tratta, eccolo qui. Ancora proteste da parte dell'Avellino, ma insomma credo che... Allora, guarda qua Maria, sì. Inizialmente dalla mia postazione, francamente, non avendo visto Ceccarelli protestare tantissimo, dico forse, insomma, al di là che il gol se l'è divorato, però probabilmente ha accentuato la caduta. Nel rivederlo con più calma, dalle immagini di Leven, noto che il portiere nel rialzarsi, ecco, col piede, bravo Carmine, col piede sinistro, va a ostruire praticamente la corsa di il balzo di Ceccarelli. Quindi qua, francamente, però era ben piazzato, devo dire. Io ho guardato subito l'arbitro che era a poca distanza, quindi probabilmente avrà ravvisato un tentativo iniziale di Ceccarelli di andare già subito in lancio qua, in caduta. Allora, questi sono gli episodi dubbi. Abbiamo Foscarini, sì, abbiamo forse ripristinato il collegamento con il mister. Mister, buonasera, se ci sente. Sì, non so se mi sentite voi. Sì, adesso. Benissimo adesso, benissimo. Perfetto, perfetto. Allora, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito, ci interessava conoscere il suo parere su quest'inizio un po' altalenante dell'Avellino, questa settimana un po' concitata della piazza Biancoverde, culminata per fortuna con questa vittoria che fa veramente bene e ci fa tirare un sospiro di sollievo. Assolutamente sì, io credo che sia... stata molto, molto importante. Come allenatore guardo sempre la prestazione, no? La prestazione della squadra, perché dietro la prestazione ci deve essere poi un risultato. Però in un momento particolare come sta attraversando l'Avellino, la squadra, oggi era importante vincere, oggi era importante fare il risultato. Ho visto che è stata un attimino sofferta in certi frangenti, soprattutto nel primo tempo, è stata una partita difficile e sofferta, però oggi era importante fare il risultato per poi sistemare, ci sarà tempo anche per sistemare la prestazione e crescere ad essere più convincenti. Allora, Marco, io vorrei coinvolgere mister Foscarini anche sulla questione Taurino, il modulo, quello che noi spesso cerchiamo di esaltato. Va bene, allora torniamo, certo le condizioni meteo forse non ci aiutano. Ci oggi, sono, ecco. Ci sono. C'è Marco. Marco, dicevo, sì, volevo coinvolgere anche mister Foscarini sulla questione modulo. Noi spesso cerchiamo di come dire, scalfire Taurino in conferenza stampa su questo 4-3-3. 3-5-2, se l'Avellino, Marco, secondo te in questo 4-3-3 a questo punto ha trovato la sua identità, si può procedere su questa strada, al netto del fatto che Taurino ha detto che non esistono integralismi? Sì, però la partita di oggi, come aveva detto già in sede di presentazione, onestamente siamo stati speculari, quindi penso che questo per adesso sia il miglior modulo che possiamo utilizzare. Certo soffriamo un po' dietro, perché nella maggior parte dei casi sono elementi che nascono per difendere a tre, noto un po' di soggezione in qualcuno di loro, ma avendo 6-7 esterni insomma diventa difficile rinunciarci. Oggi avevi fuori Canute, avevi fuori Di Gaudio, ma in compenso Russo, Ceccarelli, Mikoski, insomma hanno recitato la loro parte.
Poi a centrocampo, lo abbiamo detto più volte, ecco, potevano giocare tutti e tre da play, no? Casarini, Franco, Matera, a Latina ha giocato Matera davanti alla difesa. Casarini si farebbe preferire a tutti quanti gli altri a fare da schermo. Con Franco abbiamo sofferto molto in fase di non possesso, secondo me. Però ne hai uno solo in questa fase che ti fa la differenza ed è appunto Casarini. Per cui sfruttiamolo come è stato fatto con un po' di intelligenza, cerchiamo di uscire fuori da questo momento negativo. Già come avete visto, la squadra è già sul 2-0. Finalmente tanti ragazzi hanno dimostrato di avere qualche qualità e meno pressione addosso per potersi esprimere. Ora viene una partita, quella di sabato a Crotone, dove magari, ecco, se la indovini, puoi dare quella svolta Svoltare. ad una partenza, ad una falsa partenza. Mister, vorrei chiedere anche a lei quel che ho chiesto a Marco Ingino. Intanto vediamo la squadra sotto la curva sud, un applauso che ci conforta. La Sud non ha mai smesso di incitare la squadra, non ci sono mai state divisioni tra la Sud e la squadra, e questo è bello. Allora, mister, dicevo, mister Roberto Taurino dice spesso che lui non è un integralista, che i moduli non gli interessano, certo contano, però forse ha trovato la quadra con questa squadra così giovane, in cui i cosiddetti big, i cosiddetti nomi, al momento sono tutti fuori, e questo un po' ci sorprende, un po' però dà ragione alle scelte del mister. Sì, intanto mi fa piacere, io mi auguro che ci sia per tutto, per una stagione intera, quelle immagini che ho visto, no? I ragazzi sotto la curva che vengono applauditi dopo per una vittoria, per una prestazione, per la vittoria. Mi auguro che questa immagine la veda per un anno intero. Poi per quanto riguarda il modulo, è vero che sono solo numeri, però io credo che anche un allenatore come Taurino, ma tutti, c'è bisogno di dare un po' di continuità. Io credo che sia importante anche in questo momento, forse magari in questo momento il 4-3 essere un modulo che più funzionale, ripeto, in questo momento, e credo per far crescere la squadra, dare delle certezze che magari, se questa in questo momento è la strada giusta, è il modulo giusto, sia giusto percorrerlo, per dare proprio per tranquillità e dare sicurezza. Cambiare spesso diventa problematico, cambiare spesso vuol dire fare sempre il risultato. Trovare una strada che in questo momento ti dà dei risultati, delle prestazioni, io credo che magari sia anche giusto seguirla. Carmine, dunque, questo Avellino sembra aver trovato la sua strada in questo 4-3-3. Quel che è certo è che sono ancora a secco gli attaccanti, ovvero sia Trotta nella fattispecie, che ha giocato per la maggior parte in queste ultime uscite. Stesso dicasi per Gambale e Murano. Beh, c'è tempo ovviamente per fare gol in questa stagione, ci auguriamo al più presto ovviamente, anche perché sono tante le pressioni che ci sono, soprattutto su giocatori importanti come Trotta, e le aspettative crescono, quindi tutti vorrebbero vedere il giocatore sbloccarsi, però quando segnano gli altri è anche un segnale che evidentemente è tutta la squadra poi ad accompagnare la fase offensiva. Ripeto, laddove deve migliorare molto l'Avellino è nella fase difensiva, dove vedo ancora delle ingenuità abbastanza grosse, ma essendo una squadra quasi completamente rinnovata, è ovvio che ci vorrà del tempo. Marco, a proposito della difesa, quel che diceva Carmine, cioè che la linea a 4 è ancora da registrare, e poi anche un cenno sugli attaccanti, in particolare su Marcello Trotta, che ormai sembra essere l'attaccante titolare di questa squadra, preferito, intendo, a Gambale e a Murano, che a questo Murano. punto nelle gerarchie scende al terzo posto, e questa è notizia perché Murano forse tra i tre è quello che costa di più.
Allora, partiamo dalla difesa, Maria. Questa linea a 4, adesso non è che getterei proprio troppo la croce soltanto su di loro, perché, come abbiamo visto, non siamo ancora equilibrati. Nella fase di non possesso arrivano facilmente, i centrocampisti avversari, a ridosso della nostra linea Maginot. Ci vorrebbe maggiore filtro, francamente. Perciò facevo riferimento prima a Casarini che, quando ha giocato lui davanti alla difesa, certo siamo stati un po' più lenti nella fase di costruzione, non abbiamo sfruttato molto gli inserimenti, però sotto l'aspetto del contenimento, nel senza palla andavamo onestamente meglio. Per quanto riguarda l'attacco, avendo un tridente, ecco, se una squadra gioca con tre elementi, due esterni particolarmente alti, tu dici non hanno fatto gol, ma i due gol di Russo li dobbiamo considerare tra gli attaccanti, Ah, perché sì. diversamente noi per fare un campionato decente dovrebbero andare tutti in doppia cifra. Certo, c'è Marcello Trotta che è in ritardo, ma si sapeva. In genere quando un calciatore, il mister me lo insegna, non ha svolto la preparazione oppure una preparazione approssimativa, inizia pure bene, poi cala un po' e si riprende, ma devi farlo giocare, devi dargli fiducia. Ceccarelli sta venendo fuori, ricordiamoci che Ceccarelli doveva essere addirittura la quarta, quinta scelta. Ecco, quando si parla poi di mercato, attenzione, noi stiamo giocando con quelli che sulla carta, che poi invece è il campo che parla, dovevano essere le quarte e quinte scelte. Questa era una squadra che era nata con Canutè, con Di Gaudio, con Murano, retrocesso a terzo attaccante centrale, con Tito o Mikoski e con qualche altra scelta pure dietro. Quindi ha bisogno di tempo, ecco, questo ci tengo a dirlo. Registrare settimanalmente dei passi in avanti deve farci guardare con ottimismo al futuro. Fermo restando che, come ho detto in conferenza, se l'obiettivo, quello del presidente, resta il Catanzaro, a me viene da ridere. Noi dobbiamo arrivare a dicembre, cercando di mettere quanti più punti è possibili in cascina e poi magari emulare. Il Palermo ci ha dato la dimostrazione, ci ha dato un esempio. Anni fa lo fece il Cosenza di Braglia. Se non vogliamo sciupare un campionato, questo secondo me deve essere la nostra strada maestra. Deve essere gestito con intelligenza. Allora chiederei a Mister Foscarini un parere su Marcello Trotta, legandolo anche alle parole del presidente D'Agostino in conferenza stampa, che insomma in qualche modo, come dire, obiettava a chi gli faceva notare che questo attaccante era sì forte, sì certamente d'esperienza, però arrivato all'ultimo giorno di mercato. Non è esattamente la stessa cosa prendere un attaccante svincolato l'ultimo giorno di mercato o prendere un giocatore magari altrettanto forte, però portandolo in ritiro per tutto il tempo. Sì, beh, questo se poi a un giocatore tu ci credi e sei convinto che possa essere quel tassello giusto che serva alla rosa, che serva come punto di riferimento per finale, beh, se tu ci credi indipendentemente lo puoi prendere il primo giorno di mercato e lo puoi prendere all'ultimo. Il direttore lo conosceva bene, era già stato lì, per cui credo che non ci fosse grandi problemi. Magari era il giocatore funzionale per questa squadra, sicuramente. Come è stato detto, penso anch'io che necessiti di un certo rodaggio, che abbia bisogno di un po' di tempo per arrivare al top della forma. E diciamo anche che nel modulo, nel 4-3-3, secondo me, in questo modulo, se non ci sono i meccanismi giusti, se non c'è un buon sostegno da parte degli altri giocatori, il giocatore, soprattutto dai centrocampisti,
Il criminalizzato in questo modulo è il punto di riferimento davanti, è il centravanti. Trotta in questo momento credo che magari sia più penalizzato, non tanto per una condizione fisica, anche perché magari la squadra deve trovare un suo assetto, deve trovare un suo giusto equilibrio, perché se non ci sono gli esterni che saltano e soprattutto gli centrocampisti che a turno danno una mano alla punta, diventa una punta isolata, per cui questa difficoltà di Trotta in questo momento nel realizzare e nel finalizzare assieme alla squadra sono cose insomma che sono da mettere in preventivo. Marco, ti vedevo annuire mentre parlava mister Foscarini e vi sta dicendo sì. Tutte cose molto molto giuste. Che condivido è la difficoltà che si nota e quindi non gettiamo la croce addosso a questo ragazzo, perché o ci metti Trotta come dicevo qualche settimana fa o ci metti Van Persie o lo stesso Ibrahimovic, cambia poco, certo ti fanno la giocata il singolo, ma in un contesto corale di squadra nel 4-3-3 devi avere dei meccanismi, dei sincronismi. Vi dicevo prima, noi come tabelline siamo ancora al 2. Pian pianino cerchiamo settimanalmente di migliorare qualcosa, possibilmente senza portare troppa frenesia e troppa pressione addosso a questi ragazzi, altrimenti rischiamo di avere una crisi di rigetto. Allora andrei sui social. Antonio Giannattasio, questa è la reale posizione in classifica di questa squadra, stiamo con i piedi per terra. Fabio Marinelli, a proposito dei cosiddetti big, oggi tutti fuori, questa squadra è la riprova che De Vito col finto Repulisti si è tenuto proprio quelli più scarsi. Fabio Cosentino, in attacco e in difesa sembriamo due squadre diverse. Marco Mascia, per una volta facciamo un applauso a Taurino, si è fatto sentire tutta la partita come questo tifo straordinario. Dove sono finiti i detrattori di Taurino, dice Cimarosa, che aggiunge: lasciamo perdere il primo posto, questa squadra al massimo può arrivare sesta. Antonio Amoroso vuole essere risarcito da Sport Channel perché ha sbagliato il pronostico, aveva detto 3-0 e vabbè, aveva lanciato una scommessa. Gerardo Cimarosa aggiunge: peccato per l'occasione di Gambale, ma avrà occasione di rifarsi. Steve Idol 71, bravo mister, punta sui nuovi arrivati che sono ottimi calciatori. Albino Repucci, Ceccarelli e Russo sono i migliori, aggiunge: una squadra che gioca a sprazzi, non ha ancora il controllo pieno della partita. E da pausa preoccupanti. Silvio Irmano, grande Ceccarelli e Russo, giocatori di carattere, veri lupi. Andrea Mann, basta con la conferenza stampa e con i giocatori dell'anno scorso, non riuscite a pensare a questo campionato. Noi abbiamo il dovere di cronaca di ricordare quel che è successo in settimana, perché è durante la settimana che poi maturano le partite della domenica. Ben i tre punti che fanno morare un po' di serenità all'ambiente, ora continuità di prestazione. Mister Foscarini, diceva il nostro telespettatore Antonio Giannattasio, questa è la reale posizione in classifica di questa squadra. Il presidente giustamente, legittimamente punta al vertice che al momento è occupato da Catanzaro e Crotone che sarà il prossimo avversario dei Lupi. Certo è che il campo e la classifica raccontano di Avellino che al momento non è ancora attrezzata per competere con le prime della classe. Secondo lei, tenendo un po' da parte la diplomazia, lo sarà mai? È una domanda difficilissima a rispondere, cioè in questo momento, ma per il semplice fatto che bisogna vedere quanto cresce questa squadra, questi giocatori, ecco, quanto può crescere, che impostazione potrà avere magari nelle prossime settimane, ma soprattutto in partite vere. Adesso c'è una partita con sì. Crotone, una partita verità. Qualcosa è migliorato, diciamo che in casa vedo che l'Avellino, bene o male, mi sembra ha fatto due vittorie, un pareggio. Fuori casa devi incominciare a far punti, trovare la mentalità giusta e far punti. Dopo, la classifica in questo momento è un po' carente, anche se sei a un punto, mi sembra sei a un punto dei playoff, lontanissimo Da squadre come Catanzaro e Crotone, però ecco, bisogna vivere un po' la giornata. Ecco, quando tu cambi tanto come ha cambiato l'Avellino, ecco, un piccolo appunto, solamente un piccolo appunto che faccia la società, devi prenderti tempo. Cioè, se tu costruisci una squadra per vincere, come il Crotone, come può avere il Catanzaro, vabbè, non devi dire niente alla piazza
alla stampa, costruisci la squadra, quando tu fai un percorso diverso, con magari dei giocatori giovani, giocatori magari che devono un attimino crescere, assestarsi, fai un percorso, hai bisogno di tempo. Ecco, la società aveva la necessità di dare questo messaggio. Noi magari un anno o due vogliamo centrare l'obiettivo della vittoria del campionato, ma abbiamo bisogno di tempo. Solamente questo le faccio un appunto alla società, perché questo è un percorso diverso, non è un percorso come ha fatto il Catanzaro, come il Crotone. L'Avellino ha fatto un percorso diverso, avrebbe bisogno di tempo, l'allenatore avrebbe bisogno di tempo, i giocatori, la società. So che magari fare questi discorsi a Avellino diventa difficile, però sarebbe una necessità per avere un equilibrio e andare bene. Marco, è inappuntabile, lo abbiamo detto anche noi, forse dire, non c'è altro da aggiungere, nel senso dire che gli obiettivi di questa società per quest'anno potevano e dovevano forse essere in qualche modo non ridimensionati, cioè prendersi il buono che arrivava, però sapendo che questo era un progetto più a lungo esatto. termine, fatto di ragazzi giovani, ovviamente covando sempre la speranza legittima di andare in Serie B, magari attraverso i play-off. Sì, anche perché Maria, io metto sempre il dito nella piaga, no? Poi tu alla realtà, alla fotografia del momento, a volte dalla fotografia del momento dipende anche dal punto di osservazione in cui ti metti per trarne delle considerazioni diverse. Il nostro telespettatore, leggevo, faceva una critica, dice: De Vito è stato capace e tutti quelli che si è tenuto sì. non stanno andando bene. Allora De Vito, tornando, facendo giornalismo, no, con i fatti, tornando alla conferenza stampa, quella del 4 maggio, aveva l'input di vendere tutti. Tutto era impossibile, hanno cercato di mantenere anche per contratti chi bene o male potevano evitare e tentare l'innesto in questa nuova realtà, pure per carattere, pure per quell'anima a cui faceva riferimento il mister ieri. Ebbene, se abbiamo trattenuto, io lo ripeto, fino alla 9 mi assumo la responsabilità perché abbiamo seguito il mercato H24 e quindi parlando con gli stessi agenti dei calciatori, con direttori sportivi di altre società e abbiamo contezza di quello che diciamo. Murano poteva andare a Cesena, avessimo noi forse offerto qualcosa per Udo, Murano avrebbe preso un'altra strada. Canutì è stato offerto fino al giorno prima perché non ha rinnovato con noi ad altre squadre. Di Gaudio era quasi impossibile trovargli squadra con il contratto che c'ha e le problematiche che c'ha. Altri tre sono rimasti fuori. Ragazzi, se andiamo a calcolare, il 60% di quello che costa l'Avellino è in tribuna o in panchina. Il resto è in campo, noi non possiamo pretendere giustamente da questi ragazzi l'impossibile. Ma questo però proprio per fare una valutazione sulle ambizioni della squadra, che non si può misurare soltanto con il budget, perché come giustamente sottolineava Marco, larga parte del tuo budget va via per giocatori che sono o fuori rosa o che sono qui perché non sono stati piazzati altrove e quindi i problemi nascono da questi calciatori, quindi da questi calciatori che tu hai fuori rosa o hai nel gruppo e che magari non rientrerebbero nei piani dell'Avellino. E la valutazione che si fa poi sul resto della squadra è una squadra costruita con il resto del budget, che adesso possiamo dire tranquillamente che siamo quasi alla metà, perché quelli che sono fuori hanno ingaggi importanti, quindi sono cose che bisogna valutare quando si dice l'investimento ti dà un'idea delle ambizioni. E no, non si può fare un confronto con lo scorso anno quando la squadra era stata costruita con quel budget per vincere il campionato. Quest'anno invece con la parte rimanente del budget si è fatta la squadra. Allora Marco, dice Luca Procopio, domanda per il dottor Ingino, si aspetta il crollo della Turris? Mi aspetto il crollo della Turris. La Turris ha cercato, ha alzato tantissimo il tetto degli ingaggi, perché se prendi Maniero e gli fai un biennale a 120, lo metti, lo conservi con Giannone, con Leonetti e con altri, vuol dire che ambisci a qualcosa di diverso. Cambi pure l'allenatore il giorno prima dell'inizio del campionato.
È reduce da due debacle, se così si può dire. Certo, la partita di oggi può fare testo fino a un certo punto, perché questo Catanzaro, se continua in questo modo, è una spanna sopra tutte le altre squadre. Non dico che le vincerà tutte 4-0, però è un Catanzaro che francamente fa paura. Di certo, se la Turris inizia a perdere terreno, perde forse anche quell'entusiasmo che l'ha caratterizzata lo scorso anno, quando era più semplice, era una squadra sbarazzina, senza troppe ambizioni. Oggi la Turris ha speso, avrà anche lei delle pressioni. E in questo campionato, quando hai le pressioni, quando vieni meno, puoi creare dei danni. È così. Allora, Massimo Pacia dice: il migliore in campo è stato Ricciardi. Giampaolo Maretto: oggi mancavano 5 titolari, Dall'Oglio, Canute, Di Gaudio, Tito e Murano. Onore a Taurino, ma siamo sicuri di non avere una squadra che può competere per i primi posti? Crotone dirà la verità. Complimenti per la trasmissione, grazie. Marco Di Donato dice: quanto mi piace mister Foscarini. I commenti di questo tipo ce ne sono tanti tra Facebook e YouTube. Allora, quando uno sa di calcio, vedi, anche da lontano, sa farti una fotografia precisa di quella che la situazione e di come andrebbero gestite determinate situazioni. Parlare chiaro con i tifosi serve ad avere un ambiente più sereno e compatto ed aiuta a crescere la squadra. Se invece si fanno conferenze stampa come l'ultima che abbiamo sentito, dove si ribadisce che l'Avellino ha speso così tanti soldi, e questo è sbagliato secondo me, perché sì, è vero, l'Avellino continua a spendere, ma torno a dire, si porta il peso dello scorso anno. Il problema grosso dell'Avellino è stato quel cambio totale che ha voluto la dirigenza lo scorso anno dopo la partita con il Foggia. E questo lo scontiamo, perché volendo poi fare un campionato alla pari con quello dello scorso anno, anziché spendere 4 avresti dovuto spendere 6, 7 per metterti in riga con le altre squadre di vertice. Mister, che diceva? No, ma in effetti è vero, cioè, perché mi sembra, io vivo lontano, e però magari seguo sempre questa piazza, mi sembra che ogni anno, come dicevate, ecco, avendo questa filosofia, cioè non portare avanti un discorso così di anche di tempo, ma per la stessa società, per guardare il programma della società, vuol dire che ogni anno cambiare 6-10 giocatori e ricominciare da capo, ed è difficilissimo per la società, per i giocatori, per un allenatore, prenderti un attimino di tempo, prenderti un po' di spazio e dire vabbè, costruiamo in un anno o due qualcosa di solido, perché abbiamo un progetto per... Io credo che facendo così allenti la tensione alla squadra e all'allenatore, e magari al primo anno centri subito anche l'obiettivo. Io capisco che poi fare questi discorsi ad Avellino sia molto molto difficile, perché insomma ad Avellino cerca il salto di categoria, però la strada che ha intrapreso la società andrebbe un attimino valutata meglio, nel senso andrebbe sorretta, però ecco, dare un messaggio chiaro a tutti sarebbe la cosa più giusta e più lampante, e potrebbe lavorare meglio la squadra e lo stesso allenatore. Però sono discorsi forse vecchi, e oggi dobbiamo non ritornare su questi discorsi, secondo me, essere contenti dei due punti e guardare con fiducia in avanti che questa squadra può crescere, e non sono convinto che potrà crescere. Lo speriamo davvero, perché il prossimo avversario è il Crotone, che è un banco di prova importante. Marco, questa squadra sabato davvero capirà chi è e cosa vuol fare da grande, perché i nostri telespettatori continuano a dire sì, abbiamo vinto, però il vero banco di prova sarà contro una grande. Lì si scoprirà qual è l'anima di questa squadra, qual è il suo carattere. Certo, l'avversario è di quelli davvero davvero tosti. Ma assolutamente sì, però io adesso non caricherei questa partita di chissà quale aspettativa. Non è che andiamo a Crotone, secondo me Crotone serve
soprattutto per prendere coscienza. Magari sì, prendi un pareggio e dai continuità ai risultati, poi hai anche tre partite abbastanza alla nostra portata per poter proseguire con un filotto di punti. Io penso che manchi fiducia innanzitutto, manchi una certa concretezza, manchi una certa tranquillità, e oggi è pure da capire, Taurino si giocava la panchina, diciamolo chiaramente, e si è giocato la panchina con i ragazzi in cui crede di più, quei ragazzi che hanno un'anima, quei ragazzi che gli riescono a dare qualcosa almeno sotto l'aspetto fisico e del temperamento. Io questo vedo per adesso, quindi non mi esalto per questa vittoria e non ambisco per adesso a chissà quali obiettivi, semplicemente cerco di vedere settimanalmente se questa squadra fa dei progressi. In trasferta a Latina, ecco, abbiamo detto Latina, squadra pessima, Latina, state vedendo dove sta il Latina e che cosa ha fatto pure oggi. Questo è un campionato dove tutte le squadre che ho visto finora, bene o male, hanno un'organizzazione, hanno degli elementi importanti. Questo Potenza, di cui si può dire tutto e nulla perché è laggiù, ma ha perso la prima partita oggi, aveva sempre pareggiato e ha dimostrato anche qui di avere delle individualità che francamente tante squadre, lo stesso Latina che ci ha vinto, ma a me ha impressionato di più il Potenza oggi che il Latina sabato scorso, giusto per portare un termine di paragone. Penso che i valori ancora non siano stati del tutto espressi, se non quelli di Crotone e Catanzaro, con lo stesso Pescara che ha un determinato potenziale. Per il resto ci sono tante sorprese e tante squadre ancora da valutare. Allora, io mi devo fermare per un po' di pubblicità. Marco, non so se devo salutarti perché come al solito ti stanno chiudendo all'interno dello stadio. Sono rimasto solo onestamente, solo, però posso provare a scendere giù e ricollegarmi dall'esterno. Benissimo. Magari poi mi aggiungo con Titti, va bene? Esattamente, allora grazie mille a Marco. Mister Foscarini, io la ringrazio, noi la ringraziamo sempre per essere stato con noi oggi e ovviamente speriamo di risentirla e rivederla presto. È stato un piacere, grazie a voi, arrivederci. Grazie a mister, buonasera. Piacere nostro, grazie a mister Foscarini. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, ma torniamo tra pochissimo con le interviste alla sala stampa.
Eccoci in onda con la seconda parte di Extra Time, stiamo commentando la vittoria dell'Avellino al Partenio per 2-0 contro il Potenza. Casarini all'undicesimo, Russo al 62esimo, hanno consegnato i 3 punti alla squadra di Taurino. Allora adesso ci spostiamo in sala stampa in attesa di ricollegarci con Marco Ingino e Titti Festa, andiamo a sentire le parole di Demetrio Steffè, centrocampista del Potenza. Non c'è tanto da dire, siamo dispiaciuti perché non è il risultato che volevamo. Abbiamo preparato bene la partita in settimana e di sicuro abbiamo tante cose su cui ancora lavorare e migliorare, perché comunque anche le prime 5 partite ne avevate 5 pareggi e comunque la vittoria ancora non c'è. Oggi è stata una brutta sconfitta perché torniamo a casa proprio senza neanche un punto. E quindi da domani mattina subito testa alla prossima e c'è tanto da lavorare. Ecco, meglio il primo tempo rispetto al secondo, ci puoi dire come poi hai letto anche rispetto all'andamento della gara, soprattutto questa differenza tra la prima e la seconda parte? Sì, di sicuro siamo partiti bene, abbiamo avuto anche occasioni, perché poi non so se era anche fuori gioco o meno di Del Sole. Noi la voglia di vincere c'era fin da subito, sapevamo comunque anche l'Avellino veniva da un momento un po' complicato, comunque non sono partiti bene neanche loro. E noi ci abbiamo provato e arriviamo lì sulla tre quarti, è una cosa che da sempre che ci portiamo dietro, costruiamo bene, teniamo palla bene, arriviamo lì, magari sbagliamo l'ultimo passaggio, il tiro, ci manca quel qualcosa in più, quel passettino che c'è da fare per portare i punti veri a casa. Ovviamente sono dispiaciuti i giocatori del Potenza, l'avevano preparata bene ed effettivamente non hanno figurato male nella sfida del Partenio, al di là del risultato, soprattutto nel primo tempo. Un po' di problemi, Maria, dobbiamo dire, e lo sottolineava giustamente anche Marco, che ha delle buone individualità, poi anche questa è una squadra che ha bisogno di tempo per crescere come collettivo. È un po' il discorso che si fa dell'Avellino e noi dovremo scoprire più avanti. Abbiamo bisogno di tempo anche noi per fare ulteriori valutazioni. Certo, in alcuni momenti abbiamo visto una pessima prestazione, se andiamo indietro, e non parlo di oggi. Quindi andando indietro bisogna essere obiettivi, abbiamo visto delle cose che non ci sono piaciute, ma questo fa parte del percorso di crescita, perché poi dagli errori ovviamente si cerca di migliorare e di andare avanti. Dici bene, allora io direi di andare a sentire la prima parte dell'intervista a Roberto Taurino, perché sarà interessante capire cosa ha detto il tecnico biancoverde in sala stampa, poi commentiamo insieme a Marco Ingino e Titti Festa. Andiamo a vedere. Non so se scacciatissima, sicuramente una vittoria importante perché per la situazione in cui eravamo. Sicuramente i 3 punti sono ossigeno, come avevo detto, quindi ci serviva questa vittoria per lavorare ancora con più convinzione su quello che stiamo facendo durante la settimana. È stata una partita complicata, ma lo sapevamo, avevamo parlato già con i ragazzi, ho fatto i complimenti al mister Siviglia, secondo me il Potenza è la squadra migliore che abbiamo incontrato fino adesso sotto alcuni punti di vista, è una squadra che ha tanta gente di qualità, molto dinamica, una squadra che ha un buon palleggio, quindi e ci ha messo anche in difficoltà. Poi il calcio a volte è strano ed è così spettacolare, secondo me, per questo motivo. Noi abbiamo fatto partite dove abbiamo subito pochissimo, abbiamo preso sempre gol, oggi abbiamo concesso un paio di palle gol, una anche importante secondo me, che in altre partite non abbiamo concesso e non abbiamo preso gol. È vero che stiamo continuando sul trend positivo di costruire tante situazioni, perché anche oggi abbiamo avuto diverse occasioni. Però sulla fase difensiva oggi l'analizzeremo con i ragazzi, c'è da migliorare in alcune situazioni dove abbiamo concesso qualche filtrante di troppo a una squadra che comunque avevamo visto ha questa qualità, soprattutto a giocare tra le linee con questi brevi linee, questi giocatori rapidi che ti possono mettere in difficoltà. Quindi sicuramente c'è da migliorare tanto, però ci sono anche dei segnali positivi che bisogna cogliere e bisogna cavalcare. Mister, non so se è un caso che hai un braccialetto con la scritta cantiere. L'Avellino è un cantiere
Una squadra che, al di là del fatto che sia ancora alla ricerca di una sua identità, però l'anima piano piano esce, e ti chiedo, è un'anima ancora bloccata dalla paura? Perché poi sul 2-0, dopo l'1-0 c'è stato un buon break, poi sul 2-0 abbiamo visto tutt'altra squadra. È la prima domanda. La seconda, sul sacrificio di Marcello Trotta, che comunque ha fatto una partita di sacrificio, anche di Ceccarelli, che insomma ha avuto tante occasioni di gol, cioè lì davanti. E anche l'ingresso di Mikoski, che forse in quella posizione ti può rendere di più, cioè le soluzioni ci sono e sono tante. Sì, allora, per quanto riguarda l'anima, sì, io sono dell'idea che nelle ultime tre partite comunque abbiamo dimostrato uno spirito diverso, cioè ci stiamo mettendo qualcosa di diverso, e l'ho detto, da quello noi non possiamo prescindere, ma non può prescindere nessuna squadra, le squadre che vincono hanno tutti questa capacità di avere questo atteggiamento, quindi noi questo ce lo dobbiamo portare fino alla fine. Poi si può vincere, si può perdere, ci può essere l'avversario che è più bravo di te, ma su questo spirito, da questo spirito non possiamo fare a meno. Per quanto riguarda il sacrificio, sì, no, Marcello oggi magari non siamo riusciti, secondo me, il primo tempo a coinvolgerlo più di tanto. Qualche situazione ha sbagliato lui, qualche posizionamento, alcune volte anche noi siamo stati frettolosi. Sicuramente l'aspetto emotivo nel calcio è determinante, inutile che ci giriamo attorno. Poi, siamo professionisti, sì, ci si dice comunque una partita di calcio bisogna affrontarla al massimo, però è evidente che magari la squadra in alcuni momenti sembra un po' contratta, no? Poi, come ha detto lei, dopo il 2-0 uscivamo anche con più forza, abbiamo costruito tante situazioni. È normale che i risultati aiutano ad avere consapevolezza, aiutano ad avere coraggio, ti fanno fare quel metro in più in avanti, anziché la paura ogni tanto ti porta a fare quel metro in più indietro. Poi si prende gol e si guarda solo la parte finale, ma magari nasce da una non pressione fatta prima. Quindi sicuramente la miglior medicina per una squadra è sempre la vittoria, per avere uno spirito diverso. E quindi noi ora, questa vittoria ci deve dare forza, ci deve dare comunque quel pizzico di coraggio in più, e poi comunque sia sappiamo che dobbiamo comunque lavorare tanto. Perché, ripeto, oggi comunque in fase difensiva potevamo lavorare meglio in alcune situazioni, soprattutto su queste filtranti in mezzo al campo, e se vogliamo costruirci un percorso importante che ci dia orgoglio e che ci dia soddisfazione, dobbiamo ancora crescere tanto in tutte e due le fasi. Crescere tanto in tutte e due le fasi, attacco e difesa, questo era mister Taurino, che era soddisfatto ma sa bene che, come recita quel braccialetto, l'Avellino è ancora un cantiere aperto. Marco, ti sei spostato, mi sa che stavi un po' meglio prima, però al caldo, eh? Sì, però cercare non solo l'illuminazione, perché io poi cerco di sfruttare, vedi, a volte le cose negative le tramuto in positive, cerco sempre di sfruttare il riflesso della mia coccia. E quindi immagino bene, che, meno bene. Male, vedo che stiamo abbastanza illuminati. È stato onesto, oggi non abbiamo subito gol, ma ne potevamo prendere almeno due, diciamoci la verità. Però è stato onesto nel dire dietro c'è qualcosa che non va, ancora non riusciamo a registrare per bene. La verità è che la squadra che ancora non gira come dovrebbe, ma pian pianino siamo un cantiere e pian pianino dobbiamo migliorare. Poi senza, insomma, non mi voglio ripetere, perché poi vedo che più o meno stiamo parlando tutti la stessa lingua, Foscarini, io, Taurino, i nostri stessi telespettatori, non sto dando un'occhiata ai loro commenti in particolare, però insomma un po' di fiducia in più rispetto all'Avellino visto contro il Gelbison, secondo me si può esprimere. Sì, è vero, Carmine, cioè, in fondo quello che diceva Marco è importante, cioè al di là del risultato, che ovviamente è fondamentale ed è la prima cosa, quello che si percepisce nella trasferta di Latina e con la partita interna di oggi è che questa è una squadra in crescita, cioè che ha delle potenzialità ancora inespresse che possono uscire fuori magari nella lunga distanza. Quel che è certo, che come diceva un economista famoso, nella lunga distanza saremo tutti morti, però insomma speriamo di vedere qualche risultato a breve termine, e quel cerchietto rosso che abbiamo messo intorno alla trasferta di Crotone in questo ci può aiutare. Sicuramente, noi ci auguriamo che i tempi siano davvero brevi, non bisogna, credo, insomma, insistere molto su alcuni giocatori che vedo già in discrete condizioni, invece ci sono altri in evidente ritardo e che hanno
bisogno anche di una certa amalgama con il resto del reparto in particolare. Per tornare al discorso che si faceva prima, ho ascoltato Taurino sia in settimana sia questa sera e finalmente mi è piaciuto. È un Taurino forse anche più rilassato, che ha detto delle cose con grande obiettività e inquadrato effettivamente laddove bisogna lavorare. E poi, ripeto, noi ci auguriamo che lo si faccia rapidamente, ma è chiaro che tutto dipende anche dai risultati, perché se non dovessero arrivare i risultati poi sei costretto a cambiare, ad apportare modifiche. Se hai un'idea, quell'idea poi la devi cambiare in qualche modo. Ecco, i risultati aiutano tanto. Quindi prendiamoci questi 3 punti perché sono davvero importanti e guardiamo anche con un pizzico di fiducia, anche se non è facile, dopo tutto quello che è successo, quello che abbiamo visto soprattutto nelle giornate precedenti. Allora, vedo collegata Titti, perché Titti, ma, diceva Carmine prima che... Ti becco al volo, perché diceva Carmine che questa sera Taurino gli è piaciuto. Noi abbiamo detto la stessa cosa anche della conferenza di ieri. Allora Carmine ha mostrato già venerdì una sensibilità femminile, è un complimento Carmine ovviamente, l'aveva detto anche Marco, perché a noi era piaciuto, e quello che stavo dicendo a Marco ora a microfoni spenti era che Taurino comunque vada è una persona intelligente, lo reputo una persona intelligente. Marco, non ti muovere, fai come l'ottimo Marrazzo, mi fai perdere l'auricolare, ecco, poi rimproveriamo Marrazzo, abbiamo perso noi l'auricolare in diretta. Quindi ritengo che sia una persona molto intelligente, che con non poche difficoltà sta cercando di mantenersi in equilibrio in una situazione che comunque resta difficile e delicata per lui, e lui ne è perfettamente consapevole. Perché io volevo fare una domanda, mi ero un attimo dimenticata della partita di Coppa, e quindi stavo dicendo, mister, allora si apre una settimana serena pensando al Crotone, e lui ha detto no, aspetta, c'è la partita di martedì che per noi sarà importante, quindi insomma non oso immaginare, vabbè, non voglio andare troppo avanti col pensiero, però secondo me in questa fase forse una settimana proprio di pace era quello che ci voleva. Detto questo, i segnali incoraggianti di stasera vengono da, non so di che avete parlato, naturalmente ero dentro in sala stampa, quindi non so, penso che avete snocciolato tutti gli argomenti, però ragioniamo come facciamo sempre io e Maria, sempre più dal lato psicologico che tecnico-tattico. È una squadra che quando riesce a sbloccarsi, secondo me ha un margine di miglioramento notevole, lo ha detto anche Taurino, che dopo il 2-0, poi la squadra sull'1-0 è andata in difficoltà, sì. Poi sul 2-0 Marco l'ha detto, ha detto ora vediamo un'altra partita, infatti poi crea molto, cioè una squadra che in fase realizzativa crea molto. Taurino ha detto che bisogna migliorare in quello che dicevamo durante la partita Marco insieme, cioè in questo tappo che non c'è ancora tra il centrocampo e la difesa, e qui lui l'ha detto come prima battuta, bisogna lavorarci tanto, ha lodato Franco. È chiaro che i meccanismi si trovano, per esempio Matera ha fatto una partita secondo me ottima, però casomai Dall'Oglio è comunque il giocatore che ti innalza ancora di più il livello, quindi questi sono i segnali incoraggianti. Ora io mi aspetto un po' di serenità per questa squadra, l'abbiamo detto, l'abbiamo stradetto, casomai una buona partita in Coppa Italia poi comunque vada, non conta secondo me tanto, cioè conta sì per il piazzamento playoff, per la tranquillità, però bisogna recuperare i pezzi uno alla volta, cercare casomai di augurarci il meglio per Crotone, e in modo tale che la squadra acquista, perché ci vuole continuità, se non c'è continuità siamo sempre un po' punto e da capo. Sì, però sarà l'occasione per vedere Murano la prossima partita, per vedere Zanandrea. Io vorrei vedere prima o poi Gambale e Trotta insieme, questo è il mio sogno. Sicuramente proprio. Non li vedrai in Coppa Italia, no. Fermo restando che la Coppa Italia è una competizione assolutamente da non trascurare, soprattutto per la condizione in cui ci troviamo noi. Allora, io direi restate lì perché andiamo a sentire la seconda parte di Taurino e poi la commentiamo insieme. Parte, vedo, ho detto prima, c'è tanto da crescere, c'è tanto da crescere anche nelle valutazioni delle partite, nel capire bene anche le squadre avversarie dove sono forti e dove lo sono meno, perché tutte le squadre hanno dei pregi e dei difetti. Oggi in alcune cose potevamo migliorare. La cosa positiva è sicuramente che, ripeto, stiamo continuando a costruire tante palle, anche oggi comunque abbiamo avuto diverse occasioni.
se diventiamo un po' più cinici in alcune situazioni riusciamo magari anche a indirizzare meglio le partite. No, Romano sono contentissimo perché sta lavorando bene, secondo me anche in fase difensiva sta migliorando tanto, perché oggi aveva un cliente scomodo ma non l'ha sofferto, non ha sofferto più paradossalmente dal lato opposto dove avevamo un giocatore dove Simone magari in fase difensiva è un giocatore forte, non è facile da saltare, anche se alcune situazioni non è colpa solo di Auriletto, ma secondo me andava schermata un po' meglio quella filtrante lì. Però di Ricciardi sono contento perché dall'inizio lui questa spinta ce l'ha, deve migliorare secondo me quando arriva lì nell'ultimo passaggio, perché lui oggi ha fatto l'assist al Russo e ne ha fatto un altro bellissimo secondo me a Casarini, che ha calciato a botta sicura, poi ha preso il calciatore, ma era una grande cosa. Però ne ha avute due, una al primo tempo, una al secondo, dove il secondo me ne ricordo una su cui secondo me Trotta ha fatto un grande movimento, se gli mette la palla a disposizione Trotta era a pochi metri dalla porta, non dico che fa gol sicuro perché poi c'è il portiere, si può sbagliare, però era una situazione importante. Lui deve migliorare nella lucidità, perché arriva tante volte, lì deve un attimo avere un po' più lucidità nel guardare dentro e capire la palla giusta da mettere. Però oggi, ripeto, sta facendo bene il ragazzo, anche a Latina aveva fatto bene, aveva prodotto tanto, e su una palla, anche a Latina, se mette la palla in mezzo per Trotta, non sappiamo come va a finire, però Trotta era una posizione ideale per fare gol, no? Allora lì poi tutte quelle corse che fai, se poi non produci un assist, vanno perse, quindi lui deve imparare a ottimizzare quelle corse e renderle poi fruttuose a livello di assist, perché ce l'ha. C'ha il piede e c'ha la qualità per farlo. No, Franco a me oggi è piaciuto, in una partita dove forse è stato quello più sereno, giocare in quel ruolo non è semplice, con la pressione che c'era, lui ha avuto grande serenità anche nella gestione palla, ma lui c'ha grandissima qualità, è normale che quando lui soffre non è solo per dei meriti suoi, ma è sempre, la fase difensiva si fa di squadra, lui può migliorare, nella fase di interdizione ci stiamo lavorando, deve migliorare, lo deve pretendere lui da se stesso innanzitutto, perché poi non conta tanto, sicuramente non ha una grandissima fisicità, però ha grande rapidità e quello lo può aiutare a lavorare bene sulle linee di passaggio, deve leggere meglio le linee di passaggio, però a me è piaciuto molto, ha fatto delle ottime giocate, vedono, ha capacità di far uscire la palla bene, ha capacità di imbucata, quindi mi è piaciuto. E poi la seconda qual era? Come si va a collocare la sfida di martedì? No, per noi ora esiste solo la sfida di martedì. Primo perché se si vuole avere una mentalità vincente, ogni gara da un amichevole, a parte la Coppa Italia è anche una partita importante, una competizione prestigiosa a cui dobbiamo tenerci per forza, ma dobbiamo tenerci perché una squadra che ha una certa mentalità vuole vincere sempre. Se una squadra non vuole vincere sempre ha un difetto grosso. Quindi noi martedì abbiamo un impegno, e potremmo anche fare delle rotazioni, ma questo non deve abbassare sicuramente l'intensità e la voglia, anzi sarà l'occasione per qualcuno anche di dimostrare come stanno dimostrando, in realtà, perché oggi chi è entrato, secondo me è entrato molto bene, mi sono piaciuti molto sia Garetto, ma lo stesso Mikoski, lo stesso Gambale. Mikoski ci ha dato una grossa mano, ci ha dato un po' più di equilibrio, perché è vero che ha delle caratteristiche diverse, magari un po' meno qualità proprio nel breve di Ceccarelli, però ha più capacità di corsa e ci ha fatto un grande lavoro, ha avuto anche la palla per fare gol, quindi sono contento, e quindi martedì chiunque scenderà in campo dobbiamo per forza di cose pretendere a noi stessi una vittoria. Ecco, uno degli indiziati a scendere in campo martedì è proprio Claudio Mikoski, Marco, perché ha giocato poco, è in cerca di spazio e potrebbe trovarlo nella partita di Coppa. Sì, penso che lo troverà, insieme a tanti altri, sarà un appuntamento importante. Intanto Maria, prima che mi dimentico, perché gliel'avevo promesso, sono in età, vabbè. C'è una curiosità che devo svelare. Stamattina, è capitato ormai già due volte in pochi giorni, è arrivato in redazione nuovamente padre Giacindo, alla veneranda età, gli auguriamo sempre il meglio, di 83 anni, che ama talmente l'Avellino, si era precipitato qui perché voleva andare in ritiro, non avendo trovato la squadra, perché la squadra
sta facendo sì, una nelle partite casalinghe alla Zeman, è venuto al campo, ha chiesto cortesemente di entrare negli spogliatoi per benedire gli spogliatoi. Beh, è andata diversamente da Latina, non so, io mi affido sempre a queste cose anche divine, è una curiosità. Abbiamo vinto, avessimo perso forse non l'avrei detto. No. Io invece Maria volevo dire Maria, volevo dirti, visto che anche io ho un'età e poi dimentichiamo di darvi le notizie, che in sala stampa c'era Guadagni che guardava la partita. Insomma, allora sta in via di miglioramento, con la stambella, perché è ancora dolorante, però mi ha detto che tra una decina di giorni dovrebbe ritornare, credo realisticamente, quindi insomma tra 2 settimane potrebbe tornare disponibile. Però l'umore era positivo, l'avevamo visto quasi in lacrime nel giorno della conferenza del presidente lunedì, giustamente durante uno scontro di gioco, però insomma l'umore era positivo, e quindi tra 10-14 giorni avremo anche Guadagni, che resta un giocatore interessante anche lui. Maria, ma i tifosi che pensano? Io sono curioso un po' dei messaggi. Insomma, allora, noi abbiamo letto tantissimi messaggi stasera, ve ne riporto un altro. Dice Marco Mascia: la squadra deve avere più autostima come oggi, cerchiamo di aiutarli ed incoraggiarli. E poi ancora si parla, oggi JFF: sono tifoso della Turris, oggi ero al campo, il Catanzaro ha giocato benissimo, niente da dire. Steve Idol: mister Taurino, questa squadra sta prendendo forma ed identità, in 2 anni non avevamo né forma né identità ma solo profili importanti. Modestino Ruggero: con Russo e Ceccaralli così credo che Canutè e Di Gaudio giocheranno poco, ottimo Casarini, dare continuità ai risultati la prossima, allora si parlerà di altro. Non vedo i Taurino out, dice Felice Tropeano, dove sono finiti? Steve Idol: questa squadra è nata con nuovi arrivati, non con i flop dell'anno scorso, Murano stiamo ancora aspettando, Titto, Canutè e Di Gaudio, speriamo che, no, questo non glielo auguriamo, che è sempre infortunato, Mikoski e Rizzo. Allora, questi sono i messaggi, ma vi riporto alla conferenza di Taurino, che sottolineava l'importanza di Franco in questa squadra, ovviamente aspetta il rientrante dall'Olio, e parla anche della mentalità, ed è importante, cioè questa è una squadra che deve mentalizzarsi e deve capire quali sono i suoi obiettivi ma anche le sue capacità. Sì, e in questo credo che Taurino e De Vito, con un lavoro molto di dialogo, di confronto, oltre che di lavoro sul campo, stanno cercando di farlo comprendere, perché noi l'abbiamo detto, sia io che Marco, ma anche voi in studio, anche nei momenti più neri, che a noi la squadra non dispiace, il problema è che bisogna trovare bene, come quando hai tutti gli ingredienti per fare la ricetta e li devi amalgamare bene insieme perché il piatto venga succulento e buono. Ed è un poco quello che si sta facendo, anche sentire parlare Ricciardi, che credo Maria andremo a, sì, andremo a sentire tra poco, aiuta a far capire anche come sono questi ragazzi. Cioè Ricciardi mi è sembrato un ragazzo molto timido, molto per bene, abbiamo fatto la battuta per chi tifi per la Roma o per la Lazio, ho detto che tifa per la Roma e quindi fa il derby con Ceccarelli che tifa per la Lazio. Stasera è contento? Stupidaggini, però sono cose che a noi servono ad avere il termometro, perché ricordiamoci sempre che una squadra di calcio è fatta da uomini, ognuno con le loro passioni, i loro pregi, i loro difetti, i loro caratteri, e quindi tutto questo rende una squadra forte. E Ricciardi mi è piaciuto anche per quello che ha detto su Zappacosta, insomma sembra timido ma invece ha carattere. E allora andiamolo a sentire Ricciardi. Sì, vincere fa sempre bene, aiuta sempre, rallegra il morale, ci serviva, perché dopo la sconfitta immeritata a Latina avevamo bisogno di vincere e di festeggiare con i nostri tifosi. Ti chiedo quanto sei cresciuto in queste ultime 2 partite, forse nelle quali la crescita è stata evidente, questa è la prima. La seconda è quanto psicologicamente state un po' subendo le pressioni dell'ambiente, se questo invece vi rafforza e vi dà stimoli. Scusami, ma la terza la devo fare, perché immagino che tutti ti dicano che qui è cresciuto e nato con Enzo De Vito Zappacosta, e quindi il paragone con te è inevitabile, ma è credo una, no, sì, sì. Un orgoglio. Sì, che sì, ti... sì. Sì, la crescita ci sta, e
abbiamo iniziato un po' tutti, anche io magari un po' più contratti, ora sia con il fatto che come gruppo ci stiamo amalgamando molto di più e ci riescono molto meglio le giocate, siamo più sereni e tranquilli. E... psicologicamente le pressioni? No, guarda, i tifosi ci stanno aiutando sempre, sia quando vinciamo che quando perdiamo, quindi è il nostro 12° uomo in campo, quindi la pressione la stiamo vivendo bene, ci stanno aiutando e possiamo e dobbiamo fare di più. Sì, vabbè, comunque è un orgoglio, fa piacere sentire queste cose, io penso solo a, a lavorare, a migliorarmi allenamento dopo allenamento. Grazie. Oh, beh, comunque per come giochiamo il mister mi lascia tanto spazio sulla fascia, me lo dice anche proponiti, offendi e divertiti. Gioca spensierato e io sto seguendo i consigli del mister. E tutto qua. Comunque la doppia fase sì, magari in fase difensiva devo essere sempre molto più concentrato rispetto a quando giocavo a 4, quarto di centrocampo a destra, però ho sempre fatto anche il terzino, quindi è un ruolo che comunque mi piace fare. Gioca e divertiti, queste le indicazioni di Taurino. Intanto salutiamo Gabriele Caimano che dice: ciao a tutti, questa squadra ha un senso di gioco, ha certo dei limiti, spero non si dilapidi il valore di Franco, forse qualche metro più avanti gli gioverebbe. Salutiamo Gabriele e Matteo da Pesaro. Allora, queste sono le parole di Ricciardi, sicuramente uno dei migliori in campo, oggi è uno dei giocatori di prospettiva anche per il futuro. Dunque, prima di salutarvi, l'appuntamento e per martedì, noi ci siamo invece già proiettati al campionato. Sabato abbiamo fatto un passo in avanti al di là di quello che dice Taurino, però martedì sarà giustamente un test importante anche per vedere chi solitamente non gioca in campionato. Sì, Marco diceva che gioca, hai detto Murano? Sì, Murano. È probabile, Murano, Garetto, rivedremo forse Zanandrellianes, Mikoski, quindi sì, è sempre un'opportunità. Penso anche no? Pane, può essere l'occasione per rimettere in pista bene, pure certo, il certo. Portiere, rientrato già da una decina di giorni, quindi... il gruppo deve giocare, deve crescere, e c'è il passaggio di Ricciardi che mi piace, ci stiamo amalgamando, io penso non solo tatticamente ma anche ormai proprio come gruppo, perché quel passaggio fatto ieri da Taurino a proposito di Maniero, no? Non si è presentato con l'atteggiamento giusto, ma pensate che tenerlo in ritiro due non mesi abbia non abbia pesato, oppure tenere noi, qualche esatto, e qualche altro attualmente che forse non gioca mi fermo siano qui, professionisti, dai. No, mi per fermo quanto qui. Siano professionisti, però è chiaro non che si possono creare male, no? certo, quindi... non mi riferisco ai fuorilista e assolutamente non voglio creare altri equivoci. Insomma, dai, prendiamoci questa vittoria oggi, perché non lo Maria so io non lo vedo troppo bene dal telefono, ma Carmine sorride, perché no, se no, Carmine sorride Carmine sorride, vabbè. Io so che cosa stava facendo, essendo uno staccanovista, Carmine stava andando a rivedersi le azioni salienti della partita, perché tra un po' le dovremo commentare insieme. Io va lo conosco bene ormai, no, va bene? Per noi vi salutiamo allora. Sì, io l'ultima cosa proprio che voglio dire, non affrettiamo troppo i giudizi, perché a questa serve l'età, no? Io come dico, aspettiamo sette partite, poi esprimiamo dei però giudizi. L'abbiamo sempre detto, sì, sempre detto. Non è che lo come diciamo squadra quest'anno mi sono espresso prima, perché onestamente era abbastanza palese che non eravamo Catanzaro. Però sui singoli, attenzione. A 51 anni, a 50 anni, già me ne sono dato un in più. Cioè, chi dopo tre partite, bocciato il mercato di Enzo De Vito, bocciato Russo, non è adatto per Avellino, bocciato Ricciardi, ma se lo andiamo a rivedere fra 5-6 mesi o fra un anno, due anni, non lo so. Vedremo. Puntini sospensivi. Calma. Volevo chiudere questo collegamento dicendo che ho visto un mezzo sorriso sul volto di Enzo De Vito, il che è già notizia.
notizia. È notizia. Quindi l'hai notizia. Visto? Ci sta. Sta dietro, sta in macchina, sta partendo. Tra poco allora, lo vedete passare. Lo vediamo passare. Grazie ragazzi dal Partenio Grazie Lombardi. A voi. Noi intanto torniamo a quel che è successo oggi in campo. L'Avellino batte il Potenza 2-1, Casarini, Russo e 3 punti in cassaforte. Allora, torniamo al Partenio. Si sono giocati in totale 95 minuti al netto del recupero, squadre in campo. L'Avellino si presenta con la defiance dell'ultimo momento di Jacopo Dall'Oglio per una ferita lacero contusa alla mano destra, così recitava la nota dell'ufficio stampa. C'è però Russo, che era in dubbio alla vigilia, ed è un giocatore che risulterà determinante per la formazione irpina, che qui ci prova subito da azione di calcio d'angolo, ma il portiere Gasparini è attento, blocca il pallone centrale, è abbastanza debole. Poi è un buon momento per il Potenza, che punta molto sul suo numero 10, che è un giocatore che ha tanta qualità, che è questo Del Sole, che poi andrà anche in gol, gol che è stato comunque annullato. Si rivede l'Avellino, che dal limite è ispirato spesso da Ceccarelli, ma qui è Casarini che trova questo gol bellissimo che porta l'Avellino in vantaggio e fa esplodere il Partenio. È un momento importante perché chiaramente il gol rianima un po' tutta la tifoseria irpina dopo un periodo di grande difficoltà, e rivediamo questo destro che rimbalza proprio nell'area piccola e si infila nell'angolo sulla destra dell'estremo difensore. La gioia di Casarini, gara che dunque si sblocca per l'Avellino al minuto 10. Non ci sta il Potenza che, come abbiamo detto, proprio con Dal Sole va a realizzare questo gol che viene annullato probabilmente per questa posizione di fuorigioco che vediamo, ecco, in questo fermo immagine, anzi sicuramente per questo motivo. E le immagini non ci danno una visuale corretta, però l'impressione, la sensazione che abbiamo è che ci fosse il fuorigioco. Nel finale di tempo si rivede ancora l'Avellino, qui sotto porta non ci arriva Trotta e non riesce a sfruttare questa opportunità. Questa è l'azione che abbiamo visto prima di Ceccarelli, che finisce a terra con il portiere che alza leggermente la gamba, quel tanto che basta per ostacolare l'attaccante avellinese. Ancora Avellino, e qui siamo nella ripresa. Vedete come viaggia forte l'Avellino sulle corsie laterali? E quello che ci è mancato, diciamo, in avvio di stagione alla formazione irpina, segnale questo che c'è bisogno di tempo per far entrare in condizione determinati giocatori, ma è anche vero che questo Potenza poi ha anche concesso spazi importanti all'Avellino, che ci ha provato ancora dalla distanza. È bravo ancora l'estremo difensore ospite a neutralizzare la conclusione. Ancora un'opportunità per l'Avellino, che qui reclama il calcio di rigore. E anche in questo caso la nostra sensazione è che l'arbitro abbia visto bene, lasciando sorvolare conclusione che è andata a sbattere sul corpo del difensore del Potenza. Andiamo a rivedere questo tiro abbastanza violento, e la prima sensazione è che vi fosse stato un tocco con il braccio, ma poi andandolo a rivedere e chiaramente più corpo. Avellino che insiste e trova spazi, qui si divora un'altra rete la formazione biancoverde, ma è sempre fluida la manovra offensiva. Quando verticalizza l'Avellino guadagna metri su metri agli avversari, e questo è un segnale importante che ci fa capire laddove l'Avellino può essere micidiale per gli avversari. Un buon recupero di palla, e qui è il destro che termina abbondantemente alto sulla traversa. Ci avviciniamo al momento del raddoppio dell'Avellino. Avellino che soprattutto sulla corsia di destra va a sviluppare il suo gioco, e qui abbiamo visto la semirovesciata di Russo, spettacolare, l'abbiamo avuta come copertina, giustamente, è un gol da incorniciare, quindi premio doveroso per questo giocatore che ha già dimostrato di avere tanta qualità, Maria, insomma un giocatore che assolutamente può assolutamente crescere e diventare tutto. Stiamo vedendo dagli highlights sotto una pioggia battente che non ha risparmiato, vediamo gli stoici tifosi
della Sud che si sono beccati, vento e pioggia del Partenio, ed ancora la rivediamo perché davvero merita questa azione, questo cross e la mezza rovesciata di questo giovane calciatore biancoverde. Si tratta di Russo, insomma, bel Ma qui prospetto è questo bello anche il cross, diamo ragazzo. Sì. merito anche a questo ragazzo che abbiamo sentito prima nella intervista. Insomma, giocatori stanno crescendo e questo è quello che abbiamo qui. Invece vediamo la conclusione, se non sbaglio, di Gambale nel finale. Comunque, dicevamo di questo Avellino che sta crescendo, il segnale che arriva soprattutto dai giovani, Maria. Poi grande È un personalità, segnale Carmine, che ci... notiamo tanti tiri dalla distanza, segno che Casarini, Ceccarelli, Russo, anche Dall'Olio che oggi era assente, hanno tutti insomma qualcosa da raccontare dalla lunga distanza. Non solo sono occasioni così sporadiche, ma è proprio una metodologia di gioco. Questo Il secondo gol annullato annullato a al Potenza, Potenza e arriva al Mauso. 68esimo di questa partita, era fuori dallo specchio della porta. Sì, l'abbiamo visto prima Carmine Sì, distrattamente in diretta mentre scorrevano le immagini. Qui ancora Potenza all'83esimo che ci prova dalle parti di Marcone, ovviamente con poca fortuna. Qui è il fuorigioco che abbiamo intercettato mentre eravamo in diretta con il nostro Alfonso Marrazzo sul finale. Il Potenza, come vedete, ovviamente nei minuti finali cerca di dire la sua, complice anche un Avellino che ovviamente grazie al doppio vantaggio si è un po' chiuso, insomma, ha cercato un po' di tirare i remi in barca, come si dice in Anche Marcone si è riscattato questo oggi, caso, insomma, un esatto. po' Anche sul se il banco degli tecnico imputati. lo aveva assolto in sala stampa, lui e Daia dalle responsabilità, quindi secondo me era stato un segnale importante anche per Richard Marcone, per tornare, come giustamente diceva, era stato un po' sul banco degli imputati. Qui il Potenza dimostra comunque di avere delle individualità, ma soprattutto il carattere per cercare fino all'88esimo Eccolo di il cercare la rete. gol. Eccolo il gol che non è stato validato dall'arbitro per una posizione di fuorigioco. Lo rivediamo in questo momento. Vediamo al momento del passaggio, beh, insomma, potrebbe essere in linea, potrebbe essere in linea. Qualche Qui qualche dubbio c'è. dubbio c'è, beh, effettivamente io lo darei per buono, però insomma, bisognerebbe Andrebbe vedere rivisto più di un meglio, replay. diciamo così, andrebbe rivisto meglio. Esatto, per onestà diciamo che forse c'è stato un errore arbitrale in questo caso, per gli altri no, siamo d'accordo con le decisioni prese dal direttore di gara. Il 94esimo è l'Avellino che si rifà sotto dalle parti Questo del è Gambale. Potenza, e questa è un'occasione clamorosa, letteralmente divorata dai biancoverdi. Gasperini, il portiere del Potenza, fa due volte il fenomeno, si batte un angolo e si assiste al triplice fischio. Questo è quel che è successo al Partenio, 2-1 il risultato finale. Sabato si gioca un altro turno importante, l'Avellino sarà impegnato in esterna sul campo della capolista Crotone. Il resto del programma: Monterosi Turris, Cerignola Messina, Giuliano Francavilla, Fidelis Andria Catanzaro, Gelbison Foggia, Juve Stabia Picerno, Latina Taranto, Monopoli, Viterbese, Potenza, Pescara. Dunque si va in casa della capolista, ovviamente noi saremo lì a raccontarvi tutto quel che accadrà 5 minuti prima del fischio finale di Crotone Abbiamo Avellino. visto tante azioni dell'Avellino in questi highlights, non ci Più di quelle che ci aspettavamo, ricordavamo, a sì, dire la non ci verità, eh? aspettavamo questo montaggio così ricco di episodi favorevoli all'Avellino. Questo Ci fa insomma piacere. aggiunge meriti sì alla vittoria Avremmo di fatto una trasmissione diversa al contrario, va bene, no? È andata bene così, siamo contenti della prestazione e del risultato. Ne parleremo ampiamente ovviamente su Sport Channel da domani in poi. Vi auguriamo una buona domenica, ci rivediamo naturalmente con Extra Time sabato per commentare insieme Crotone Avellino. Buona serata a tutti. Buonasera.